Iniziamo questo spazio della nostra puntata parlando ancora di autonomia, ma ci colleghiamo con il presidente della provincia di Brindisi e sindaco di Mesagne, Tony Matarrelli. Lo salutiamo, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ecco, presidente, e la domanda la faccio a lei anche da sindaco. Il ministro Calderoli, rispetto alla conferenza unificata che avrebbe dovuto discutere appunto quello che concerne il delicato tema dell'autonomia differenziata, ha deciso di rinviare l'incontro su richiesta del presidente dell'ANCI, De Caro, ovviamente alle prossime settimane, perché serve più tempo per approntare ovviamente dei ragionamenti, degli accorgimenti che devono tener conto ovviamente di quelle istanze che in particolar modo arrivano proprio dalle nostre regioni, dal Mezzogiorno. Ecco, che cosa possiamo dire rispetto a questo tema, rispetto a queste delicate attese che hanno a che fare con i LEP, con l'individuazione dei LEP e che voi sindaci avvertite in particolare? Bene, io credo che per far comprendere ai cittadini quello che sta avvenendo occorra utilizzare un linguaggio essenziale, semplice. Dobbiamo semplificare e dobbiamo spiegare esattamente cosa sta tentando di fare l'attuale governo con la cosiddetta autonomia differenziata, un termine dolce che non spaventa, che però ha molto a che fare con un'idea storica che la Lega porta avanti, che prima chiamavano secessione. Beh, lì diciamo era una posizione estrema perché prevedeva quasi una separazione politica anche di una parte dell'Italia rispetto a un'altra. Oggi invece la chiamano autonomia differenziata. Che significa autonomia differenziata? È che le regioni più ricche potranno usufruire di maggiori risorse, quelle più povere di meno risorse. Si mette in discussione un principio costituzionale che è quello della sussidiarietà, per cui lo Stato nazionale unitario interviene sostenendo le realtà più povere. Cioè si fa l'opposto di ciò che serve realmente. Si mina l'unità d'Italia di fatto, si mina quel sentimento, diciamo, di solidarietà che è stato alla base della crescita di questo paese. Se dovesse realizzarsi questa riforma, che poi insomma, è condita da tante belle parole, LEP, i livelli di, diciamo, i LEP sarebbero null'altro che la valutazione dei livelli essenziali, no? Di prestazioni sul territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Non viene meno il principio che passa attraverso la realizzazione dell'autonomia differenziata, per cui nel Mezzogiorno d'Italia, che è la parte più arretrata del paese, arriveranno molte meno risorse. E quindi questo grande tentativo di portare equilibrio nel paese e quindi dare opportunità al Mezzogiorno di crescita, viene meno e si sancisce una divisione tra due pezzi dell'Italia, un'Italia che andrà veloce, avrà le opportunità e un'Italia che arretrerà da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, sociale, demografico, che è veramente, insomma, l'opposto di quello che serve al nostro paese. Ecco, sì, dobbiamo dire che infatti queste preoccupazioni che lei solleva sono le preoccupazioni che sollevano tanti suoi colleghi sindaci, tanti amministratori del Mezzogiorno che evidentemente hanno l'opportunità, avete l'opportunità di leggere da vicino, ovviamente amministrando le città, quello che potrebbe accadere appunto con questo provvedimento. Ma mi sposterei, ecco, proprio sul suo comune, mostrando una foto che un po' lega simbolicamente anche le nostre regioni, perché conosciamo benissimo la persona in questione, si tratta di Monsignor Intini. Avete dato a lui il benvenuto proprio nei giorni scorsi e abbiamo dato notizia anche noi di questo trasferimento alla guida della diocesi di Brindisi. Ecco, come avete accolto Monsignor Intini? L'abbiamo accolto come facciamo sempre generalmente con le istituzioni tutte, anche quelle ecclesiastiche soprattutto, perché sapete bene quanto, diciamo, il legame tra le istituzioni ecclesiastiche e il territorio sia forte. L'ho fatto prima da presidente della provincia, dove ho avuto l'opportunità di conoscere Monsignor Intini, che è un arcivescovo giovane,
preparato e molto alla mano, tant'è che nel saluto poi successivo che io ho portato qui a Mesagne, al nostro arcivescovo, ho tenuto a sottolineare questa sua caratteristica. Io l'ho osservato quel primo giorno, per oltre un'ora è stato lì davanti all'arcidiocesi a ricevere I i fedeli. cittadini, ma i fedeli cittadini che non solo gli hanno parlato, ma hanno voluto fare le foto, i selfie, eccetera, eccetera. Quindi ho apprezzato molto questo approccio perché è un approccio che avvicina la gente anche alle istituzioni ecclesiastiche, che fa sentire vicino le istituzioni ecclesiastiche, non c'è quel distacco che magari in passato caratterizzava il rapporto tra, insomma, ovviamente lui rappresenta il vertice, no, in questo territorio. Quindi proprio un approccio, secondo me, utile da pastore, da primo inter pares, cioè tra coloro che vorranno essere parte attiva di un percorso che non è solo religioso, ma anche civile. Lui l'ha ribadito, vorrà essere presente, sarà presente anche sulle questioni che riguardano la vita sociale, oltre che ecclesiastica, della nostra diocesi. Veramente una persona che abbiamo apprezzato moltissimo e che, diciamo, crea aspettative importanti. E sarà assolutamente una guida gradevolissima. Noi abbiamo avuto modo di conoscerlo negli anni ed è veramente come descriveva lei nella sua prima impressione che ha avuto, nell'analisi che ha avuto modo di fare. A proposito di valore, della cultura come strumento di aggregazione e di unione, sappiamo e lo abbiamo ricordato anche a Milano durante la Borsa Internazionale del Turismo, Mesagne, capitale italiana della cultura di Puglia 2023. Un titolo importante che ci fa avvicinare a un appuntamento straordinario che vedrà protagonista nel mese di luglio una mostra nel vostro castello dedicata a Caravaggio e che tra le tante opere che esporrà ci sarà ad esempio Il ragazzo con la caraffa di rose, ma non solo, sono quattro le opere in particolare di Caravaggio. È un bellissimo momento da vivere anche con questo percorso di accompagnamento all'insegna della bellezza. Caravaggio è sempre Caravaggio. Assolutamente sì, si tratta di una mostra originale, costruita proprio per Mesagne da un curatore di livello, voluta da MICE Experience, presieduta da Pierangelo Argentieri, che è anche il presidente di Federalberghi in questa provincia, e che ha veramente osato fare un investimento molto importante. La mostra avrà il titolo Caravaggio e il suo tempo, quindi ci saranno anche molti autori dell'epoca di Caravaggio importanti, e quindi, insomma, io credo veramente che stiamo producendo uno sforzo che sarà gradito a moltissimi. Ne abbiamo già contezza perché dal giorno della presentazione ad oggi già si sono venduti tantissimi biglietti d'ingresso e alcuni persino dall'estero. La cosa, insomma, ci gratifica particolarmente e questo sta ad indicare quanto investire nella cultura possa produrre anche dal punto di vista dell'attrattività. Quanto la cultura italiana sia vincente poi a livello mondiale, assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Non ce n'è Ecco, per nessuno. non ci resterà che venire a visitare questa bellissima mostra, Vi aspettiamo, eh? vi aspettiamo. Grazie, grazie per il suo contributo. A prestissimo, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Ringraziamo.